Buongiorno a tutti, Enrico, grazie, grazie davvero anche a tutti gli organizzatori e a Michelangelo Russo che ci ha introdotti. Una bella occasione stamattina essere qui con voi. Ti chiedo di ricordarmi, alla luce di come si è riconfigurata la mattina, quanto tempo effettivamente ho per fare questo primo giro. Hai Federico, mezz'ora per l'intervento, abbiamo delle lezioni brevi di circa mezz'ora ognuna e poi possiamo prendere un piccolo tempo per rispondere a delle domande che ricordo ai nostri ascoltatori possono scrivere sulla chat, sia su Facebook che sul canale YouTube. Va bene, io cerco di fare anche prima, così arriviamo prima alla discussione finale, se possiamo. Allora, comincio come dire, esplicitare un posizionamento rispetto alla mappa concettuale che hai costruito tu, dicendo che tra le due posizioni io mi colloco, se vogliamo, più a ridosso della seconda, ma in un punto un po' intermedio tra le due. Della seconda certamente condivido l'attenzione alla specifica materialità degli insediamenti, dei paesaggi, che è il primo materiale di progetto senza alternativa ed è anche ciò che come dire, il modo in cui le persone con cui mi sono formato mi hanno insegnato a fare urbanistica, un'urbanistica che si fa soprattutto nelle cose, tenendo questa parola in termine. Come dire, in un senso come la intenderebbe Baudet, ecco, non solo oggetti, ma sono anche, diciamo, deposito di culture, di usi, di pratiche. Fare urbanistica, come diciamo, molte volte ci troviamo a fare, cioè dopo la crescita, vuol dire fare urbanistica innanzitutto a partire da quel che c'è. Quello che come dire, ritroviamo depositato sul territorio, immaginandone anzitutto un riuso adattivo e trasformativo prima che una sostituzione. Quindi questo, come dire, per me è un posizionamento concettuale forte che sta a ridosso della seconda, come dire, posizione concettuale che tu hai espresso. Non mi ritrovo invece nella idea di progetto che tu hai descritto, anche nel testo di posizionamento, che, come dire, fai corrispondere a questa seconda posizione in cui il progetto si fa dispositivo minimale. Io credo che la transizione socio-ecologica che dobbiamo fare senza alternative presupponga delle riforme strutturali, delle riforme molto robuste degli assetti insediativi e le discipline del progetto della città e del territorio dentro questa missione più generale hanno un ruolo cruciale. Qui vorrei fare una piccola, diciamo, un inciso, una parentesi. Transizione è un termine ormai di uso molto corrente, ma frequentemente lo si usa in un modo leggero, cioè lo si usa per intendere una sorta di modernizzazione ecologica, cioè diciamo una specie di decarbonizzazione del modello di sviluppo attraverso l'innovazione tecnologica, ma che lascia la società e il mercato come sono. Preferisco usare transizione socio-ecologica per indicare sì una decarbonizzazione delle filiere produttive, dei sistemi della mobilità, dei patrimoni abitativi, ma nel quadro di una più generale trasformazione dei modelli di produzione, di mobilità, di abitare e soprattutto di una redistribuzione equa dei costi pesantissimi che questa trasformazione avrà tra i diversi gruppi sociali e tra i diversi territori. Allora, questo vuol dire anche un posizionamento rispetto al termine, nel senso che ho detto. Allora, capite che in questa prospettiva di cambiamento chi si occupa delle forme di organizzazione del territorio ha un ruolo importantissimo. Dovremo adattare i modelli insediativi, certamente appoggiandoci sulle caratteristiche esistenti dei sistemi locali, ma allo stesso tempo prendere dei cambi di direzione molto netti e molto alla svelta, diciamo, arresto del consumo di suolo,
ripensamento della mobilità pendolare a diverse scale, rilocalizzazione selettiva di alcuni processi, di alcune filiere, strategie di ripopolamento e consolidamento da un lato, strategie di rinaturalizzazione dall'altro. Allora, come motto, come diciamo titolo della mia relazione, su queste premesse io ho scelto questa frase che spero vediate, cioè fare per grandi progetti a partire da quel che c'è. Quindi c'è un tema di ambizione, di riforma strutturale, ma, scusate, sto facendo confusione, allo stesso tempo un pragmatismo molto forte che sta a ridosso del deposito fisico che troviamo sui territori e che, come vedremo nei due progetti che vi mostro, ha diverse implicazioni, implicazioni a livello ambientale, perché diciamo, massimizza il riuso dell'energia incorporata, della materia, minimizzando prelievo di risorse e produzione di nuovi scarsi, ha implicazioni dal punto di vista economico, segue un principio di economicità che cerca di riassegnare valore economico ed uso a investimenti pubblici e privati che si sono depositati nei 70 anni di storia contemporanea diffusamente nel paese, ha implicazioni, se vogliamo, di tipo culturale, cioè scommette che pezzi, che quote di questo patrimonio, spesso patrimonio ordinario, non etichettabile come bene culturale, però possa svolgere un ruolo testimoniale importante, anche se è un bene, come vedremo in alcuni casi, controverso, sulla cui, diciamo, interpretazione non siamo affatto d'accordo, ma credo che, come dire, utilizzarne parti proprio come elementi di base per la discussione, base per il rapporto tra generazioni, basi per la rielaborazione a posteriori di stagioni anche controverse di modernizzazione del nostro paese sia una cosa molto importante e provo con due progetti che riguardano due parti del paese molto diverse, un distretto industriale al nord e una costa urbanizzata al sud, di fare capire un po' questo approccio. Allora, il primo lavoro è un lavoro, sono entrambi progetti accademici, svolti in un contesto tra didattica e ricerca dipartimentale, con una stretta relazione con alcuni soggetti istituzionali pubblici sul territorio, convenzioni quadro dentro le quali si sono svolti questi progetti, con un'interlocuzione con diciamo, portatori di interesse, soggetti attivi, amministratori a diversi livelli. Questa è la prima ricerca, una ricerca, è un progetto sviluppato nel quadro della ricerca MIUR tra il 2013 e il 2016, dedicato al distretto ceramico di Sassuolo. Dove siamo? Siamo qui dentro questa galassia dei distretti, è un distretto prevalentemente, diciamo, è un distretto ceramico nel quale si produce oggi gran parte della produzione nazionale di ceramica, di lastre, di componenti. Siamo qua, siamo nel cuore dell'Emilia produttiva, tra città medie, distretti, quello che diciamo è il lato sud di quello che alcuni osservatori da alcuni anni chiamano il nuovo triangolo industriale, Milano, Treviso, Padova, Bologna, per intenderci. E siamo in questo territorio, tra due province, tra le province di Modena e di Reggio Emilia. Chiedo di farmi sapere se vedete il cursore, la mia freccia. Si vede? Si vede? Nessun cenno. Spero allora, vediamo questa Vediamo questa. regionale che è il fiume Secchia, un affluente del Po che divide a ovest la provincia di Reggio Emilia dalla provincia di Modena a est, la pianura coltivata nella parte nord dell'immagine, l'orografia dell'Appennino emiliano. Nella parte inferiore, in mezzo questa conurbazione, una conurbazione che si estende da nord-ovest a sud-est per circa una ventina di chilometri, che riunisce diversi comuni, che pesa in termini di popolazione come una città media, circa 100.000 abitanti, e che negli ultimi anni ha visto succedere questa cosa qui.
Vedete che diciamo nel 2007-2008 c'è una grossa, come dire, discontinuità sia in termini di prodotto, insomma, di metri quadri di ceramica prodotti, sia in termini di PIL prodotto, ma la prima si comprime molto di più della seconda. Cosa ci dice questa immagine? Che questo è un distretto tra quelli italiani dove si è più compiuta la transizione da una rete orizzontale di piccole aziende fortemente radicate al territorio a un cluster di medie aziende internazionalizzate che hanno fatto un salto qualitativo, tecnologico, logistico e spediscono meno metri quadri ma con più valore aggiunto. Questo sul territorio cosa produce? Produce una specie di riassetto, di riconfigurazione in cui, dicevo, dalla moltitudine di piccoli imprenditori cominciano ad emergere pochi grandi gruppi fortemente internazionalizzati che adottano una strategia multistabilimento con chiare logiche di localizzazione su alcuni principali nodi della mobilità, dentro i cui capannoni succedono queste cose: innovazioni nella filiera produttiva, spazi diciamo comunicativi, innovazioni nella logistica, nello stoccaggio delle merci. Welfare aziendale, costruzione di attrezzature dedicate a dipendenti, ma talvolta anche condivise. Ho messo per ultimo queste due immagini perché voglio che vi concentriate sull'esterno. Queste cose succedono dentro, fuori rimane un territorio ancora molto segnato da una stagione di sviluppo assolutamente estrattiva che ha prodotto dei costi ambientali elevatissimi e che oggi si, come dire, configura ancora come un luogo in cui coesistono spazi di abbandono e spazi di crescita. Il prodotto stoccato ha un'evidenza enorme, spazi dell'abitare con scarsa urbanità stanno di fianco a spazi di stoccaggio delle merci, laddove le aree dismesse si sono recuperate, si sono prodotti spesso spazi residenziali di livello alto ma molto insularizzati, scollegati dal territorio, o spazi per il commercio che, come vedete, mantengono un aspetto fortemente autocentrico e non generano condizioni di urbanità. In questo quadro noi siamo arrivati e abbiamo proposto ai nostri interlocutori politici di quel momento uno schema di assetto complessivo provando a pensare questa urbanizzazione come una città, facendone uno schema di assetto in tre livelli principali che potete leggere guardando i tre colori. Gli spazi abitativi, lo spazio dove si abita è rosso, lo spazio della produzione dove circolano le merci è nero, lo spazio del paesaggio, che vedremo essere un po' una struttura che tiene insieme queste cose, è il colore giallo. La prima strategia relativa agli spazi dell'abitare sostanzialmente si preoccupa di dare struttura a un'urbanizzazione molto sfilacciata, riutilizza due linee ferroviarie esistenti, est-ovest e nord-sud, che vedete in questa immagine, immaginandone una estensione e una innovazione nelle modalità di utilizzo verso una modalità di uso ferrotranviaria, verso uno schema croce che sostanzialmente reinfrastruttura in modo forte con una linea di trasporto pubblico, questa urbanizzazione e come vedete in alcuni punti è come dire la premessa per rilanciare una serie di aree di rigenerazione urbana e di ristrutturazione urbanistica un po' ingolfate da un mercato stanco. La linea di trasporto pubblico si sviluppa in questo asse, la vecchia strada pedemontana lungo la quale si sviluppavano i centri diventa uno spazio riqualificato, scaricato dal traffico di attraversamento. E vi dicevo, alcune aree di trasformazione urbanistica vengono ripensate a partire da queste nuove condizioni di accessibilità, una grande attenzione ad alcuni manufatti ordinari che però per la loro dimensione, per la loro eccezionalità, possono diventare elementi identitari di questo paesaggio industriale dove certamente non ho le cattedrali fordiste di Sesto San Giovanni o di Torino. Seconda strategia, una strategia per gli spazi della produzione. Qui il ruolo delle medie aziende internazionalizzate diventa fondamentale. Sono i nuovi interlocutori che producono il paesaggio, che producono la reinfrastrutturazione del territorio attraverso uno schema che assomiglia, vedete, a una specie di spina di pesce con un'asta principale, una dorsale est-ovest e alcune aste secondarie nord-sud. La strada est-ovest viene ripensata come una strada vetrina della ceramica evoluta. Con una serie di dispositivi spaziali e di come dire, segnaletica organizzata. Oggi le aziende si muovono in modo molto individuale, costruendo talvolta degli edifici simbolo con un forte impatto, diciamo, visivo, oppure lavorando con alcune
installazioni rotatorie, questa è un'opera di Libeskind, per esempio, per Cavalcante a Padana, noi suggeriamo di lavorare in modo più coordinato per produrre un paesaggio più coerente. E vengo al tema delle strade industriali, su cui alcuni di questi soggetti forti sono collocati, suggerendo, diciamo, che questi possano prenderle in carico, possano adottarle in qualche modo, estendendo ciò che fanno dentro i recinti o nelle rotatorie, realizzando sistemazioni della sezione stradale, infrastrutture per i lavoratori, producendo un paesaggio qualificato di questo tipo. Infine, la strategia per lo spazio aperto, che si basa innanzitutto, ancora una volta, su ciò che c'è, su una trama di acque che scorrono da sud verso nord, dall'Appennino verso la pianura bassa, e che diventano, diciamo, elementi di reinfrastrutturazione. Oggi sono spazi abbandonati, o spazi molto escavati, come questo, il fiume principale, dove è stata prima molto cavata Ghiaia, e che diventano dei luoghi invece di nuovo rapporto con lo spazio della natura. Questo è un progetto a basso costo per un affaccio sul fiume Secchia del comune di Sassuolo, che recupera alcuni elementi monumentali di un'antica reggia estense e riprogetta, diciamo, un fronte verso il fiume. Questa è un'ipotesi di lavorare in questi spazi interstiziali tra i capannoni industriali per ridare qualità allo spazio del lavoro. Questa è un'idea che invece usa il corso d'acqua che si inerpica sulla collina per raggiungere alcuni luoghi di interesse e allacciare alcune infrastrutture del welfare dentro all'urbanizzato, quando il corso d'acqua sta dentro la città. E questo, diciamo, è un'ultima, come dire, immagine di questo progetto, un riguadagnato contatto con la collina a partire dall'acqua. Secondo lavoro, che vado brevissimamente a illustrare, è anch'esso un progetto accademico. Un progetto sviluppato nel quadro di una rete di ricerca che da diversi anni riunisce diversi studiosi, amministratori e professionisti in Italia, dedicata ai territori dell'abusivismo nel Mezzogiorno contemporaneo, e in particolare dentro una convenzione che abbiamo stipulato con il Comune di Lecce, molto interessata a produrre, come dire, esplorazioni progettuali per una parte del loro comune. Siamo qui, siamo in Salento, Lecce è una città di circa 100.000 abitanti che molti non sanno avere una lunga e importante costa. È nota per il barocco, ma non per i suoi 20 km di costa. 20 km di costa lungo i quali si è sviluppata, diciamo, questa è un'immagine al passato, alla fine del XVIII secolo era un luogo paludoso, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del XX secolo. Si sono sviluppate azioni di bonifica e di modernizzazione agricola di questo territorio. Questa immagine mi fa sostanzialmente capire, in tre soglie storiche, cos'è successo. Diciamo, arriva la bonifica per una serie di ragioni che qui non ho il tempo di spiegare. Questa, come dire, infrastrutturazione agricola declina sull'otto. Da bene strumentale diventa capitale fisso, faccio la casa, faccio la seconda casa non autorizzata, approfittando dell'infrastruttura rurale di strade e di acque che nel frattempo era stata predisposta. Questo strettissimo rapporto tra la trama dell'agricoltura, la trama della bonifica e il tessuto urbanizzato che si va sviluppando con forte intensità a partire dagli anni 70 fino agli anni 90. Oggi l'urbanizzazione ha questo carattere, un'urbanizzazione molto, come dire, estesa, molto orizzontale, in un'area di elevatissimo valore paesaggistico che, come potete immaginare, è stata fortemente compromessa da questa urbanizzazione estensiva. È stato in molti punti rotto, indebolito il cordone dunale. Questo vedete, diciamo, usi estivi molto intensivi, le dune spianate, non solo per fare posto alle case, ma per fare posto anche ad alcuni stabilimenti e ad alcuni luoghi della sosta, i parcheggi. In alcuni punti l'erosione innescata, come dire, accelerata più che innescata da queste manomissioni del cordone dunale, questa interfaccia dinamica tra terra e mare, le case sono letteralmente in acqua, producendo delle condizioni di rischio molto spinto per chi vi abita. E nello stesso momento l'abbandono dell'agricoltura produce un fenomeno di rinaturalizzazione di quella che era stata un'area bonificata. E quindi c'è un processo di
subsidenza dei suoli, di allagamento stagionale, di fuoriuscita di acqua dalla falda attraverso una serie di doline, di sinkholes, che costituiscono questioni di notevole rischio per la stabilità statica degli edifici. Questa è un'immagine, diciamo, tipica, la strada che si allaga e le case che su di esse insistono allo stesso modo. Il paesaggio è molto spoglio, le infrastrutture sono arrivate poco e tardi, luogo di scarsissima urbanità, sicuramente nella stagione invernale. Il patrimonio sta vivendo una stagione di forte declino. Il modello della casa di famiglia è in crisi, nuove domande emergono. Dicevo, il patrimonio ha un mercato immobiliare molto basso, si vende attorno a 500 euro al metro quadro, per intenderci, e queste immagini interne vi danno un'idea, insomma, della qualità media di questi edifici, con situazioni che, come dire, declinano più velocemente, vuoi per l'esposizione al rischio, vuoi per l'esposizione agli agenti atmosferici, che producono forme di dismissione e di abbandono abbastanza diffuse. In un contesto, come vedete, però, di straordinaria bellezza, in cui, diciamo, le pratiche raccontano di un tentativo della popolazione locale di comunque frequentarlo per avere un contatto con la natura. Allora, su questa immagine volevo un po' iniziare a dire qual è stato l'orizzonte di lavoro di questa serie di progetti, che sono dei progetti, diciamo, didattici, ma che sono stati discussi a lungo con l'amministrazione. È quello di, come dire, prendere atto di queste mutate condizioni del mercato immobiliare, mutate condizioni di utilizzo, meno intensità stagionale, più destagionalizzazione degli usi, pensando a un futuro per questo posto non come un waterfront urbano, ma come un luogo di ritrovata naturalità, e che su questo elemento si possa ritrovare una nuova domanda che va ricostruita, il tema del rischio preso sul serio, immaginando che sia necessario costruire un nuovo demanio costiero, ampliare il demanio esistente, perché in molti punti questo demanio non c'è più, le case sono in acqua, la dividente demaniale è in acqua. E lavorare su un'idea di progetto come dire, elemento che aiuta a elaborare collettivamente gli effetti disastrosi di un patto, come dire, scellerato, fatto tra amministrati e amministratori alcuni decenni fa, su gran parte delle coste meridionali italiane, che ha prodotto luoghi di scarsa urbanità, di scarso valore oggi e in alcuni casi di rischio. L'idea di questo progetto, diciamo, come base per costruire un nuovo patto con chi talvolta eredita questi edifici, con nuovi investitori che si affacciano a questi luoghi, certamente però fuori da quel modello di autopromozione e di utilizzo stagionale che era stato ispiratore della prima stagione di urbanizzazione, e che prova, diciamo, a esplorare attraverso alcuni meccanismi alcune possibili riconfigurazioni. Quindi, diciamo, è un progetto che sta tra un ripensamento del turismo, un ripensamento del modello economico di alcuni territori, oltre che un ripensamento di alcune, come dire, alcuni equilibri strutturali tra acqua e mare, scusate, tra acqua e terra, che hanno a che vedere con la sicurezza degli insediamenti. Questo è un primo progetto che immagina una strategia di demolizione attraverso alcune forme di permute, attraverso alcune forme di incentivo, attraverso alcune forme di trasferimenti di diritti, teso a consolidare alcune componenti più sicure, meno conflittuali dal punto di vista paesaggistico dell'urbanizzato, e altre forme invece dove il rischio, il degrado, l'esposizione agli agenti atmosferici implicano una più decisa rinaturalizzazione. Dicevo, un progetto di arretramento, questa è la configurazione esistente, questa è la configurazione futura, in cui vedete che, diciamo, al di là di un'applicazione letterale della galasso, del vincolo lungo l'elemento idraulico, lungo l'elemento di area umida, c'è un po' un tentativo di dare struttura attraverso un disegno e di rimmaginazione anche del rapporto tra entroterra e costa. E questo, diciamo, vedete un'operazione più robusta lungo il litorale,
con una ricostruzione del cordone dunale in cui il riuso dei detriti della demolizione all'interno dello stesso cantiere urbanistico, quindi senza farlo diventare rifiuto, diventa un elemento importante, e un alleggerimento del primo fronte, dei primi lotti, teso a ospitare una serie di attrezzature sportive che possano, come dire, favorire una destagionalizzazione degli insediamenti. Secondo progetto, che ragiona un po' su questa doppia costa, la costa diciamo verso cui finora abbiamo tutti guardato, quella del mare, la costa interna che si forma per una rinaturalizzazione, un ritorno a una zona umida di quella che era la parte della bonifica con l'apparizione di queste doline. Lo schema di struttura che dovete osservare è questo, uno schema molto semplice, ancora con un doppio pettine, il tentativo di anche qua demolire selettivamente, non interpretando letteralmente il vincolo paesaggistico, ma in qualche modo vestendolo a partire da una lettura molto specifica, molto attenta di alcune piccole potenzialità ambientali e dalla idea di reinfrastrutturare attraverso una serie di nuovi cluster residenziali verso i quali si possano, diciamo, trasferire diritti, compattare quantità volumetriche che possono, come dire, ampliare un po' l'offerta tipologica del patrimonio di questa zona e anche ospitare alcuni servizi. Un quarto progetto che ancora prende molto di petto la questione della connessione di elementi naturali, di spazi aperti come elementi strutturanti, che lavora soprattutto in questo punto, un punto molto delicato in cui il processo di rinaturalizzazione dell'ex bonifica sta facendo riemergere un antico lago e che quindi diciamo si salda come una T al sistema costiero. Progetto che lavora molto con la demolizione, anche in questo caso non strettamente legata al vincolo paesaggistico, ma soprattutto attenta a queste nuove dinamiche di rinaturalizzazione, di subsidenza, e che costruisce un paesaggio, questa è la situazione, diciamo, futura in alcune situazioni, che come vedete dà spazio all'acqua e con le macerie costruisce alcuni, come dire, avamposti per la riforma spontanea naturale della duna. Per finire con l'ultimo progetto, ormai sono 25 minuti, che interpreta in modo, a mio avviso, molto interessante questo conflitto paesaggistico tra spazio della natura e spazio antropico, tra le dinamiche di ritorno potente di una naturalità che diventa anche rischio e il danno ambientale causato dall'urbanizzazione non autorizzata. Interpreta questo spazio di contatto, questa frangia come un campo di battaglia nel quale però si possa, diciamo, trovare un paesaggio nuovo, che è un paesaggio che in questa immagine è definito dal marrone intermedio, che è una specie di fascia di compensazione che consente, attraverso una simulazione al futuro dell'innalzamento dell'acqua, di avere una fascia di compensazione che, come dire, gestisce le maree, gestisce alcune dinamiche stagionali delle acque e che dispone anche alcuni semplici spazi di mobilità lente, spazi pubblici che in alcune invece condizioni estive possono essere utilizzati. E questo, diciamo, è un po' uno sviluppo che vedete con alcune semplici sezioni, alcune semplici premiere. Sono progetti da studente, quindi non vi invito a guardarli come fossero, diciamo, progetti professionali, ma mi interessa fare passare, diciamo, il concetto che questi progetti incorporano. Sui progetti ho chiuso, se ho un minuto vorrei. Prego, prego, Federico, concludi pure tranquillamente. Per problematizzare un po' e per dare alcuni elementi di spunto alla discussione. Pensare per grandi progetti a partire da quel che c'è, prendere sul serio la transizione socio-ecologica nelle sue specifiche configurazioni, nei diversi contesti, potrebbe sembrare una cosa molto condivisibile. Ma vorrei far notare che ha delle implicazioni politiche decisive, che vanno esplicitate per capire da che parte stiamo, come ci posizioniamo come cultura tecnica. Lavorare in questo modo, il modo che vi ho, diciamo, proposto, seguire questo approccio, vuole dire prendere le distanze da due estremi, ad esempio
della stagione recente di trasformazione del territorio a cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni. Da un lato, prendere le distanze dalla frammentazione dei provvedimenti a pioggia, dall'altro, prendere distanza da una stagione di un'idea di grande progetto intesa come grande opera, che spesso atterrava su un territorio mai letto, mai considerato, producendo molte esternalità negative. Così come vuole dire chiarire alcuni equivoci. Sostenere che la rigenerazione urbana e territoriale è la risposta al necessario contenimento del consumo di suolo non vuole necessariamente dire che si debba procedere per sostituzione, come molte associazioni di categoria e alcune normative regionali sembrano presupporre. Ma significa sostenere che va anzitutto, come dire, cercato un riuso adattivo del patrimonio esistente e in non poche parti del paese per seguire una netta rinaturalizzazione di pezzi di urbanizzazione. Questo è un tema molto problematico che si scontra con una proprietà molto diffusa, molto frazionata, ma che va preso di petto. Così come direi è imprescindibile iniziare ad abbandonare modalità di valutazione del progetto, modalità di valutazione delle opere molto schiacciate sul PIL mobilitato direttamente dal cantiere o a breve termine, provando ad abbracciare modalità di valutazione più complesse che però ci consentono di valutare nel tempo lungo aspetti di tipo sanitario, di tipo sociale, di tipo ambientale e soprattutto, e questo è il punto su cui chiudo, in termini di abilità accumulate. Per lavorare in questo modo non possiamo pensare che bastino 10 progetti d'autore, 10 parchi di grandi paesaggisti o 100 progetti di parchi e di buoni urbanisti in giro per l'Italia. Il problema che questo lavoro fa fatica a imporsi non sta solo nella cultura tecnica, sta anche in una cultura, posso dire, amministrativa e tecnica dentro alle amministrazioni, che negli ultimi decenni è scivolata verso un modo di interpretazione del progetto, a mio avviso, assolutamente banale, e che si manifesta in quello che vediamo, cioè in una miriade di progetti riduttivi che rispondono in modo ipersemplificato a progetti complessi. Allora, questo modo di lavorare ha dentro di sé come dire, una precondizione politica molto forte che ha a che vedere con il rilancio della capacità progettuale del pubblico, il rafforzamento delle capacità progettuali a livello locale. E io credo che anche per questo, come dire, è una transizione della pubblica amministrazione, in un certo senso, che è imprescindibile. Io credo che in questo senso un ruolo rilevante possano avere le istituzioni pubbliche della ricerca, come l'università, come gli istituti di ricerca, che potranno collaborare a una coproduzione di queste conoscenze, andando oltre il momento, oltre, diciamo, il ruolo abbastanza diffuso, insomma, nei nostri settori della consulenza, della commessa conto terzi, ma lavorando invece a delle nuove modalità di collaborazione che possano nel tempo lungo far depositare dentro le pubbliche amministrazioni la sensibilità, le capacità, l'attenzione necessaria per poter lavorare in questo modo. Vi ringrazio, ho finito. Grazie, grazie mille Federico. Io vorrei commentare in maniera molto rapida, tirando fuori due elementi, prima di passare la parola a Pablo Georgeffa che è già collegato. I due elementi sono questi, mi sembra utile rimarcarli anche, diciamo, in relazione alle cose che abbiamo detto in introduzione. Nel caso di Sassuolo, l'attenzione a un palinsesto di tracce esistenti, che non sono solo tracce storiche o ambientali, ma sono tracce anche di sedimentazioni recenti che diventano struttura di questo nuovo telaio di relazioni. Mi sembra che questo sia un punto, diciamo, interessante, rilevante, diventano il luogo di addensamento progressivo di operazioni di rigenerazione. E nel secondo caso, rimarco questa relazione materica che mi sembra, di grande prospettiva tra demolizione e riconfigurazione del paesaggio. Finalmente sembra che si possa uscire da questo cortocircuito, che demolizione vuol dire lasciare macerie sul campo. Demolizione
è un'azione che è come le altre del progetto. E mi sembra che i lavori degli studenti che avete portato avanti sul caso Leccese possono dimostrare questa tesi dal punto di vista anche del risultato paesaggistico in maniera molto, molto intrigante. Quindi io ti rilascio la parola proprio per un minuto di chiusura, se vuoi, e passiamo a Pablo. Non ti sento bene, forse devi attivare il microfono. Devo dirvi che in questo momento è arrivata una domanda, quindi diciamo, le domande noi le abbiamo sulla chat e io provo a ribadirle. È arrivata proprio adesso, quindi l'ho letta in questo momento. La giro, ma è una domanda molto ampia, quindi ti invito a dare una risposta molto, molto succinta. È una questione legata alle politiche per il diradamento in zone abusive. Naturalmente entriamo in una questione molto, molto ampia, diciamo, e che richiede un approfondimento diverso. Però è evidente che questo è l'invito che ti farei, che non siamo in un mondo, diciamo, di impossibili sogni, no? Questo potrebbe essere Certo, sì. Ho Ho parlato parlato molto. molto, spazio anche agli altri, vado molto molto veloce. Sono progetti di studenti nei quali abbiamo spinto perché fossero, diciamo, visionari. Siamo consapevoli, anche per la storia difficile delle demolizioni dell'edilizia abusiva nel nostro paese, Legambiente non manca di farci sapere. Con i suoi rapporti, quanto faticosa, quanto difficile sia questa azione. Aggiungo anche perché questa azione è stata comunicata, è stata raccontata, è stata praticata soprattutto come un'azione punitiva. Okay? Allora, la cosa che ho detto a un certo punto è che, diciamo, è necessario stabilire un nuovo patto. Non possiamo fare finta che il patto vecchio non ci sia, il patto vecchio è ancora lì. Le famiglie hanno investito in quelle case che stanno ancora lì. Quello che possiamo fare è farne uno nuovo, fare uno nuovo con dei nuovi soggetti, costruendo un racconto che inizi necessariamente dai guasti che questo modello di sviluppo ha comportato. Quindi deve essere, come dire, un atto di cruda onestà verso il disastro che in molte situazioni si è compiuto per queste forme di urbanizzazione. Ma deve anche contenere questo racconto una capacità immaginativa, una capacità proiettiva, il ruolo del progetto come elemento dimostrativo e comunicativo che c'è un vantaggio collettivo. Anche se alcuni proprietari vedranno comprimere i propri diritti, vedranno rimosso il proprio edificio. Allora, io credo che comunicare in questo modo sia la precondizione per creare delle condizioni di agibilità sociale che finora non ci sono state. Grazie alle quali anche rompere un po' il fronte dell'opposizione. È necessariamente un fronte conflittuale di lavoro, non è un progetto neutro, non è un progetto comodo, ma io credo che nuovi spazi di agibilità sociale e quindi di progetto ci siano se il racconto che formuliamo per, come dire, comunicare questa necessaria azione su molti degli 8.000 km di costa italiana ci sia.